Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video. Piccola parentesi, vi chiedo scusa se doveste sentire qualsiasi tipo di rumore, ma come sempre ragazzi sono a fare i lavori qui dietro casa tipo da 2 mesi e non si spicceranno per altri tipo 20 anni, per cui vi chiedo scusa. Che dire? Siamo oggi qui riuniti per parlare un pochettino della tanto discussa questione che riguarda la chiusura della Telltale Games. Che dire, allora, quando ho saputo che la Telltale Games stava chiudendo, devo essere sincera, ci sono rimasta veramente di merda. Adesso passatemi il termine, vi chiedo scusa per la volgarità, ragazzi, ma è la pura verità. Ci sono rimasta veramente malissimo. Perché allora vi chiederete, mamma mia, ma la Telltale, ho letto ragazzi un sacco di persone che dicevano, ma sti cazzi, facevano titoli mediocri, eccetera. Ho letto pareri ragazzi veramente direi fuori dal mondo. Perché io posso capire se magari non piace il genere, quindi magari sono persone che non hanno mai provato interesse nell'acquistare i titoli Telltale, quindi rispetto totalmente ovviamente il parere di queste persone. Ragazzi, però, cioè dire facevano titoli mediocri perché a gusto personale a loro non piacevano, mi sembra un po' troppo. Perché io i titoli Telltale, ragazzi, perlomeno quelli che ho giocato, non li ho trovati mai mediocri. Anzi, voi sapete benissimo, ragazzi, quanto io sia affezionata ai titoli Telltale che ho giocato, sarebbe a dire principalmente ovviamente la serie su The Walking Dead, poi ho giocato The Wolf Among Us, ho portato anche la serie sul canale, ho comprato il titolo Telltale che riguarda Batman, non ho ancora trovato il tempo per giocarmelo con calma, per cui mi pare ovvio, ragazzi, che la mia prima reazione sia di totale sgomento. Sì, è vero, ci sono rimasta male, però assieme ragazzi a questa reazione di tristezza c'è stata anche una reazione di sorpresa, di sgomento, nel senso che ora io non so personalmente se la Telltale in questo periodo, comunque negli ultimi tempi, già avesse informato sul fatto che erano in un momento economico difficoltoso, quindi non lo so. Per questo dico che io ci sono rimasta totalmente sorpresa, ragazzi, totalmente senza parole, perché non avevo la minima idea che la Telltale stesse passando un brutto periodo economico, cioè che fosse, ragazzi, in una situazione economica talmente tragica da dover addirittura chiudere i battenti. Non me lo aspettavo minimamente, non avevo mai letto nulla a riguardo, per questo non so se comunque la Telltale già avesse informato le persone su questa cosa. Questo me lo farete sapere voi, se qualcuno di voi fosse informato su questa questione qua. Per cui ci sono rimasta totalmente di stucco, ragazzi, perché mi sono detta, minchia, la Telltale chiude, cioè addirittura al punto di chiudere i battenti, ragazzi, perché appunto ho letto che la prima misura drastica è stata di licenziare praticamente un numero impressionante di persone che ci lavoravano. Hanno lasciato soltanto, ragazzi, 25 dipendenti per poter portare a termine la questione di Minecraft Story Mode, una roba del genere, cosa che non ho mai comprato perché Minecraft non è che mi interessa particolarmente. So che appunto hanno lasciato assunti questi 25 dipendenti soltanto per portare a termine quella questione là. Quindi ovviamente le cose che erano state annunciate, ragazzi, le uscite che erano state annunciate di The Wolf Among Us 2, che a me personalmente interessava tantissimo perché ho adorato molto la prima serie, e era stata annunciata anche un gioco, era stato annunciato anche un gioco su Stranger Things, che quindi sicuramente poteva essere molto interessante per tante persone che hanno adorato la serie. Quindi oltre a questo, ragazzi, oltre al fatto che sono state annullate queste uscite, la cosa che più mi ha ferito sicuramente è che non porteranno nemmeno a termine, ragazzi, la final season di The Walking Dead. Questo è stato quello che mi ha fatto più male. Ovviamente mi ha fatto male la notizia che la Telltale Games chiude i battenti, ma mi ha fatto rimanere male, ma da un lato, cioè ragazzi, da un punto di vista più arrabbiato che triste. Perché sono triste per la chiusura, ma arrabbiata, ragazzi, per questa questione qua. Perché, ok, ci sta, avete annullato le uscite che avevate annunciato. E ok, mi pare ovvio, insomma, sono giochi che non usciranno mai. Quindi questo un po' mi ha intristito perché The Wolf Among Us 2 mi interessava. Però mi ha fatto arrabbiare tantissimo, ragazzi, il fatto che non concluderanno
questa ultima stagione di The Walking Dead. Credo sia un comportamento bruttissimo ed estremamente deludente nei confronti di quelle persone che ovviamente hanno sempre riposto la propria fiducia, appunto, in queste serie, in questi giochi, in queste storie, ecco, più che altro. È stato lo vedo come un tradimento, ragazzi. Telltale chiude i battenti dopo 14 anni di attività, che non sono pochi. Ho letto, mi sono informata un pochettino prima di fare il video, che praticamente, ragazzi, le vendite erano stato un disastro a partire dalla seconda stagione di The Walking Dead, perché gli unici ingressi decenti che hanno visto è stato con la prima stagione di The Walking Dead, poi è stato un disastro. Per questo hanno cercato di trascinare la cosa sperando in una risalita magari miracolosa, cosa che non è mai avvenuta. Secondo me ci hanno sperato fino all'ultimo, appunto, con la final season di The Walking Dead, ma appunto questo miracolo non è avvenuto, quindi non hanno visto altra scelta se non quella di chiudere, ragazzi, totalmente, perché sono in bancarotta. Però lo vedo totalmente scorretto, ragazzi, non portare a termine quest'ultima stagione, perché a questo punto potevano evitare proprio di cominciare a pubblicarla. Hanno cominciato a pubblicarla sperando appunto nelle vendite, ragazzi, però a quanto pare non hanno ottenuto i risultati sperati e quindi, essendo ormai nella situazione più disastrosa, non possono fare altro che chiudere. Però, ragazzi, cioè, nei confronti di chi ha comprato questa final season, adesso togliendo i soldi, che comunque ci sta la questione dei soldi, perché quei pochi che magari l'hanno comprato hanno investito un po' dei loro soldi, quindi togliendo la questione dei soldi, cioè, ragazzi, lasciare una storia così troncata a metà e non poter sapere mai nella vita come andrà a finire, mi ha lasciato totalmente senza parole e arrabbiatissima, perché la Telltale già aveva avuto un atteggiamento non tanto corretto nei confronti degli italiani, perché ho letto che, ragazzi, le stagioni precedenti avevano un sacco di traduzioni, addirittura in cinese, addirittura in arabo, ma non in italiano, perché quelli della Telltale avevano detto gli italiani imparassero un po' di inglese. Questo è stato un atteggiamento terribile che non mi era piaciuto, che non è piaciuto un sacco di italiani che probabilmente hanno smesso di comprare i loro prodotti proprio per questo motivo qua. Quindi già questo atteggiamento non mi era piaciuto, ma adesso, ragazzi, mi è cascato proprio il pezzo. Una cosa inaccettabile. Mi dispiace, ripeto, per la loro situazione, mi dispiace che debbano chiudere, perché i loro prodotti a me personalmente piacevano tantissimo, mi piaceva il modo in cui si approcciavano alle storie, il modo in cui erano capaci di emozionare. Ma questa carognata no, ragazzi, perché io la vedo come una carognata nei confronti di quei pochi che hanno deciso comunque di dare ulteriore fiducia a questa casa produttrice. Quindi io capisco la bancarotta, capisco tutto, ragazzi, però lasciare la storia così no. Quindi il mio parere è questo, ragazzi, mi dispiace, ma sono rimasta molto delusa e molto arrabbiata da questa questione. Io ci tengo tantissimo a sapere i vostri pareri sulla questione. Tutto qua, ragazzi, ci sono rimasta di merda, ma terminare così no. Anche perché, ragazzi, The Walking Dead era uno dei miei videogiochi preferiti, è stato perlomeno la prima stagione quella che mi è rimasta più impressa, è stata quella più capace di emozionarmi fra le tre stagioni che sono uscite per intero, perlomeno. E nonostante tutto, la serie mi è sempre piaciuta, l'ho sempre comprata. Appunto, ho comprato la collection per PS4 poco tempo fa, perché era stata messa in offerta, perché ci tenevo ad averla. Ma quest'ultima bastonata sui denti no, ragazzi, non mi andrà giù, e questa questione per me terminerà con il dispiacere, ma con l'amaro in bocca. Non ho altro da dire. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Io do a tutti, ragazzi. Ciao.